Buona domenica e ben ritrovati con il consueto riepilogo delle notizie della settimana che si è appena conclusa. Lunedì 3 luglio. Corruzione e concussione in cambio di assunzioni all'ospedale Papardo di Messina. Arresti domiciliari per un ex deputato dell'ARS e di un dirigente pubblico. Con l'accusa di tentata concussione e corruzione, i finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno arrestato un politico che all'epoca dei fatti era deputato all'Assemblea regionale siciliana ed un dirigente medico-amministrativo in servizio all'ospedale Papardo. Le fiamme gialle stanno dando esecuzione ad un'ordinanza cautelare personale emessa dal GIP con cui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari per entrambi. Le indagini sono scaturite da una serie di procedure di gara riguardanti l'ospedale Papardo, che secondo l'accusa sarebbero state condizionate da interessi privati riconducibili a un soggetto che all'epoca dei fatti rivestiva il ruolo di deputato all'Assemblea regionale ed un dirigente medico amministrativo in servizio presso l'azienda ospedaliera. Più in particolare, le indagini delle fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziario di Messina consentivano di accertare che, in virtù di un rapporto personale tra questi soggetti, si tentava di agevolare persone vicine, imponendo la loro assunzione nelle ditte private che si aggiudicavano gli appalti relativi a servizi di pulizia e sanificazione della struttura ospedaliera, ovvero avvantaggiandoli nella partecipazione a pubblici concorsi, ovvero ancora nella predisposizione da parte dell'azienda ospedaliera di bandi di gara ad hoc. L'attività investigativa ha ricostruito, pur nella fase dell'accertamento preliminare, una sorta di strumentalizzazione della struttura sanitaria a fini politici, con particolare riferimento alle elezioni amministrative della città metropolitana di Messina e alle regionali del 2022. Alla Sala degli Specchi di Noto sono stati istituiti due consolati del Garbage Patch State, lo Stato fondato all'UNESCO dall'architetto Maria Cristina Finucci nel 2013 per denunciare il problema dell'inquinamento da plastica. I consolati si aggiungono all'ambasciata del Garbage Patch State, fondata presso il Maxxi di Roma. Alla Sala degli Specchi di Noto, Maria Cristina Finucci, architetto e artista nota a livello internazionale per essere la presidente del Garbage Patch State, lo stato da lei fondato all'UNESCO nel 2013 per denunciare il problema dell'inquinamento da plastica, Alessia Montani, fondatrice insieme a Luigi Grasso del Parco dell'Anima e Corrado Figura, sindaco di Noto, hanno istituito due consolati del Garbage Patch State, uno presso il comune di Noto e l'altro presso il Parco dell'Anima. I consolati si aggiungono all'ambasciata del Garbage Patch State fondata presso il Maxxi di Roma. Il tutto è avvenuto attraverso una performance inedita e la proiezione di un video in cui Finucci ha raccontato gli ultimi 10 anni della sua opera, dedicati interamente alla sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, inteso in senso più ampio possibile. Inoltre, un frammento della sua installazione più celebre, dal titolo Help, parola con la quale l'artista sintetizza un grido di aiuto per mettere l'accento sulle ferite inferte alla natura, è stato collocato presso il Parco dell'Anima, un museo a cielo aperto che ambisce a divenire la banca dei semi antichi del mondo. In colloquio con artisti contemporanei per la tutela e la valorizzazione della biodiversità e la salute dell'ecosistema. Io già in Sicilia, a Mozia, ho fatto una grande installazione con la Fondazione Terzo Pilastro e l'avvocato Montani mi ha chiesto, dopo aver visto i miei lavori, mi ha fatto vedere e mi ha raccontato del suo progetto, il Parco dell'Anima, e mi è sembrato un progetto molto importante dal punto di vista ambientale, anche perché si occupa di recuperare le sementi antiche, e quindi ho pensato di istituire il consolato nel Parco dell'Anima e anche nel comune di Noto, dato che il sindaco si impegna veramente in maniera molto attiva nell'educazione all'ambiente, la gestione dei rifiuti, e quindi anche il sindaco di Noto è diventato console del Garbage Patch State, che è lo stato di cui sono presidente, che è lo stato delle isole di plastica ed è purtroppo lo stato più esteso al mondo.
Il Parco dell'Anima continua nel progetto costruttivo di cultura nel segno di una stretta cooperazione tra arte e recupero delle antiche culture e culture italiane e dell'area del Mediterraneo e a sostegno della valorizzazione dei territori e del turismo culturale, invitando artisti scelti per avere fatto dei temi della sostenibilità e dell'equilibrio tra uomo e natura il centro della propria ricerca. Martedì 4 luglio, Agrigento aveva 10.000 file di violenze su bambini. Arrestato in flagranza di reato un 38enne e accusato di pedopornografia, già in passato era stato condannato e detenuto per abusi sui minori. Aveva oltre 10.000 file riproducenti raccapriccianti scene di violenza sessuale su bambini, alcuni dei quali in tenera età. Al termine di una complessa e prolungata indagine, personale della Polizia Postale, del Servizio Centrale di Roma e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Palermo ha tratto in arresto in flagranza di reato in provincia di Agrigento un uomo di circa 38 anni. Il soggetto, già in passato condannato e detenuto per abusi su minori, era stato segnalato nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia e gli approfondimenti investigativi si sono inseriti nella costante attività di contrasto alla produzione, diffusione e condivisione di materiale pedopornografico su internet, svolta dalla specialità in collaborazione con le polizie e le agenzie straniere impegnate nella lotta al cybercrime, oltre che con Europol ed Interpol. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che ha disposto la perquisizione domiciliare del soggetto. Nel corso della perquisizione informatica eseguita sui dispositivi, nella disponibilità dell'indagato, nonché nei cloud utilizzati per la conservazione dei contenuti illeciti, è stato trovato un ingente quantitativo di materiale prodotto usando violenza su bambini in tenera età, stimabile in più di 10.000 file tra video e immagini. D'intesa con l'autorità giudiziaria di Palermo, le indagini proseguiranno anche con le attività specialistiche di analisi delle immagini nel tentativo di identificare le piccole vittime, avvalendosi dell'accesso diretto all'International Child Sexual Exploitation, database delle immagini pedopornografiche presso l'Interpol di Lione, in cui sono archiviati file utili all'identificazione di minori e abusanti, condivisi dalla comunità internazionale di polizia. Forum della prevenzione a Palazzo Steri a Palermo, 23 tappe con l'obiettivo da parte dell'INAIL di promuovere in tutte le regioni l'ascolto, il dialogo sociale e istituzionale, investimenti e il trasferimento tecnologico per migliorare i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori. A Palazzo Steri a Palermo il forum della prevenzione sviluppato dall'INAIL, la tappa siciliana del forum, patrocinata dall'Università degli Studi di Palermo e dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, vede relazionare esperti nazionali nel settore della sicurezza sul lavoro di ENI, ST Microelectronics, Unipa e INAIL. La roadmap del forum della prevenzione si articola in 23 tappe dall'obiettivo di promuovere in tutte le regioni l'ascolto, il dialogo sociale e istituzionale, gli investimenti e il trasferimento tecnologico per migliorare i livelli di salute e sicurezza dei lavoratori. Gli infortuni sul lavoro sono sempre troppi, questo non lo si può negare, anche perché ancora registriamo 1.000 infortuni mortali l'anno. Ricordiamo ciononostante che nei confronti internazionali con i paesi con cui ha senso misurarci, la Germania, la Francia, la Spagna, in Italia per 100.000 lavoratori abbiamo un numero di infortuni più basso. Questo significa che questo Paese nell'arco degli ultimi 20 anni ha costruito un meccanismo di risposta robusto che deve penetrare sempre di più quel reticolato di imprese piccole, piccolissime, pool viscolari, dove infatti si concentra il più alto numero di infortuni gravi. E a questo lavoro, che è una continuità e un rafforzamento di quello che è stato fatto in Italia fino ad oggi e che con le tappe di questo tour cerchiamo di fare, a questo lavoro va aggiunto una seconda iniziativa, che è costruire l'architettura ulteriore per fronteggiare i rischi cosiddetti emergenti, quelli che ancora non abbiamo individuato nella loro specificità e sono legati alle grandi trasformazioni del sistema economico, del mondo del lavoro o della società.
Rischio chimico in Sicilia perché? Perché è una delle importanti aziende che sono presenti nella nostra regione è l'ENI, e che ha un importante peso a livello di prodotto interno regionale e ha un importante peso anche a livello occupazionale sul territorio regionale. La stessa cosa avviene per quanto riguarda il settore elettronico, che oggi è presente qui, per quanto riguarda tutto quello che occuperà da qui in avanti la produzione aziendale sull'intelligenza artificiale, sulla robotica e su quelli che sono gli strumenti che possono in qualche modo migliorare il livello di sicurezza nelle aziende. Mercoledì 5 luglio il ministro dell'interno Matteo Piantedosi e la commissaria europea per gli affari interni Ylva Johansson hanno visitato l'hotspot dei migranti a Lampedusa. Intanto sull'isola continuano gli sbarchi. Contrastare il traffico di esseri umani, questa è la priorità del governo italiano e dell'Unione Europea. Così hanno aperto la conferenza stampa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il commissario europeo agli affari interni Ylva Johansson al termine della visita all'hotspot di Lampedusa. Una visita durata circa un'ora, durante la quale hanno evidenziato l'ottimo lavoro svolto dalla Croce Rossa Italiana in questo primo mese di nuova gestione dell'hotspot di Contrada in Briacola. Tutti gli Stati membri dell'Unione Europea sono sempre stati e continueranno ad esserlo accanto ai paesi che vivono periodi di forte stress. Lo abbiamo fatto con la Polonia e continueremo a farlo anche con l'Italia, ha dichiarato la commissaria europea arrivata sull'isola. Entrambi i rappresentanti istituzionali hanno ringraziato le forze dell'ordine e le istituzioni locali che quotidianamente fronteggiano con grande impegno i flussi migratori di questo periodo. Oltre 65.000 migranti sono arrivati in Italia dall'inizio del 2023. Nei prossimi mesi in Italia sarà rafforzato l'intero apparato di accoglienza, comprese le operazioni di rimpatri nei paesi di origine e di partenza, continua il ministro Piantedosi, affermando inoltre che l'hotspot di Lampedusa sarà monitorato costantemente e di volta in volta sarà adeguato alle esigenze per garantire condizioni ottimali a tutti coloro i quali approderanno sulla più grande delle pelagie. Non ha risposto invece in merito alla possibilità che sull'isola possa essere istituito un centro di smistamento per rimpatri dei migranti. Questo lascerebbe intendere che la questione non sarebbe da escludere. Il rapporto di Lampedusa con l'Italia è quello che l'Italia ha con l'Europa. Sono il luogo di prima approdo e il segnale, chi ne ha la responsabilità di farlo, lo fa continuamente, segnalare la sofferenza dell'isola e del luogo. Quindi questo è un posto dove le persone comunque arrivano e quindi stiamo ragionando, quindi adesso è strutturato come hotspot, con tutto quello che ne consente. Vediamo se in futuro possa essere, dovremo vedere, perché chiaramente la funzione di hotspot è ineliminabile per gli arrivi che comunque si registrano per effetto degli approdi spontanei, autonomi, non gestiti dalle operazioni di Search and Rescue. Vediamo, io tendenzialmente immagino che avrà sempre questa vocazione di luogo di primo approdo, come succede, credo che sia visibile adesso, da svuotare, da alleggerire in tempi sempre più brevi attraverso le operazioni di trasferimento in altri luoghi. Fermare l'autonomia differenziata per non penalizzare i pensionati siciliani. L'iniziativa è sviluppata dalla CGIL e dalla UIL attraverso una raccolta di firme davanti alla sede dell'INPS a Palermo. Fermare la proposta di un'autonomia differenziata che svantaggerebbe le fasce più deboli, tra le quali i pensionati siciliani, penalizzati economicamente rispetto ai pensionati del centro e del nord Italia. Così la CGIL e la UIL continuano le manifestazioni di raccolta di firme per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni. Stamani i rappresentanti sindacali si sono dati appuntamento davanti alla sede dell'INPS di Palermo. I pensionati sono una delle categorie più in difficoltà. Partono soprattutto i pensionati siciliani, si parte da un gap rispetto alla media dei pensionati nazionali di circa 200 euro e in particolare di quasi 400 euro rispetto ai pensionati delle regioni del nord che sono più ricche e che in qualche modo potrebbero avvantaggiarsi dall'autonomia differenziata. Penso che la parte politica che sta sponsorizzando più di tutti questa campagna e questa legge faccia riferimento a quel territorio. Noi cerchiamo in qualche modo di far evidenziare le difficoltà che ci sono nei territori del meridione, in particolare in Sicilia, e quindi ci appelliamo al Presidente della Regione affinché faccia sue le nostre idee, le nostre proposte in merito all'autonomia differenziata, che
veramente potrebbe spaccare in due il paese, forse anche in più parti e non solamente in due. In Sicilia i pensionati hanno un reddito, che o meglio un assegno pensionistico, che è di meno di 1000 euro al mese. C'è un divario tra il sud e il nord del paese che rispetto al pensionato, la media diciamo del pensionato, quella nazionale, è di circa 200 euro in meno rispetto al pensionato siciliano. E rispetto al pensionato del nord il divario addirittura è di 400 euro in meno sulla pensione. Quindi dal punto di vista reddituale questo colpisce parecchio la condizione di vita economica e sociale dei pensionati, degli anziani, che spesso per questa ragione sono costretti persino a rinunciare alle cure, perché devono scegliere o fare la spesa o curarsi, perché il Servizio Sanitario Nazionale rispetto a quello che abbiamo noi è diciamo diversificato, perché curarsi in Sicilia è diverso che curarsi al nord. Giovedì 6 luglio, ancora sbarchi a Lampedusa, nati due bambini, uno su un barchino e l'altro al poliambulatorio dell'isola. I migranti, dopo la prima assistenza e le consuete operazioni di polizia, sono stati trasferiti nell'hotspot di Contrada Mriacola. Notte di soccorsi di migranti a Lampedusa. Le motovedette e la Guardia Costiera hanno recuperato diversi barchini di ferro in balia del mare con a bordo circa 320 persone. Sono quasi tutti giovani sotto i 30 anni e provengono dall'Africa subsahariana. Tra loro circa 80 donne. Un neonato è venuto al mondo sul barchino, un altro al poliambulatorio dell'isola. Parlano tutti il francese e hanno raccontato al personale delle associazioni umanitarie presenti al molo Favaloro di essere in viaggio da settimane. Hanno attraversato il deserto passando dall'Algeria e si sono messi in mare su piccole imbarcazioni precarie dalla costa tunisina due giorni fa. Alcuni uomini avevano difficoltà deambulatorie e sono stati supportati dai medici presenti al porto. I migranti, dopo la prima assistenza e le consuete operazioni di polizia, sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Mriacola, gestito dalla Croce Rossa Italiana, che è tornato ad essere oltre la capienza massima. Centinaia di persone sono state trasferite con il traghetto di linea diretta a Porto Empedocle e anche questa mattina sono previsti ulteriori trasferimenti. Le ottime condizioni meteo dei prossimi giorni favoriranno sicuramente ulteriori arrivi di migliaia di persone pronte a partire dalla costa tunisina, come hanno raccontato alcuni migranti appena sbarcati. Intanto continuano le tensioni sull'isola dopo la visita del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e della commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson. Sono state tre le aggressioni di alcuni cittadini di Lampedusa ai danni di due giornalisti e di un operatore video che hanno ricevuto pietrate, calci e minacce, danneggiando le loro attrezzature mentre stavano documentando gli sbarchi. Alcuni degli aggressori sono stati individuati e denunciati alla Procura della Repubblica. È stato costituito un movimento Pelagia Mediterranea che ha annunciato per lunedì prossimo una manifestazione contro la militarizzazione dell'isola, la sua riduzione a frontiera dell'Unione Europea e la tratta di esseri umani, un tam-tam partito da un gruppo WhatsApp invitando tutta la popolazione a partecipare al grido «Siamo disposti a tutto per salvare la nostra isola, senza paura». Alla sede della Fondazione Federico II, oratorio di Sant'Elena e Costantino a Palermo, è stata presentata la quinta edizione del Festival Cinema City. Cinema City torna ad animare l'estate di Palermo dal 17 al 23 luglio con un nuovo cartellone che porta in piazza i cult del cinema italiano e i suoi protagonisti, sempre sotto la direzione artistica di Carmelo Galati. È la quinta edizione, siamo felici di tornare con un'edizione che vuole guardare all'arte come impegno civile e sociale. E i film in programmazione affrontano temi universali, che sono quelli del lavoro, dell'amore, del diritto, dell'infanzia. E lo facciamo con una programmazione, come sempre, che fa un viaggio nei vari generi del cinema. E quindi ci saranno film documentari, ci saranno film di intrattenimento, non abbandoniamo mai la leggerezza perché siamo al cinema all'aperto sotto le stelle. E ci dedichiamo anche ai bambini, come l'ultima sera, e proiettiamo un film di animazione.
Cinema City firma quest'anno la sua quinta edizione, un traguardo importante che segna il successo di una visione che il cinema può tornare a essere occasione di incontro, ricerca e condivisione attraverso la visione collettiva di film e la possibilità di generare un dibattito sociale costruttivo. È un'importantissima iniziativa sulla quale anche l'amministrazione comunale ha scommesso, patrocinando insieme ad altre istituzioni questa appunto iniziativa, ed è un momento importante non soltanto per la promozione del cinema, cioè dell'arte cinematografica, ma anche come momento di dibattito, quindi aperto alla cittadinanza, sui più grandi temi che in questo momento caratterizzano l'attualità. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta all'oratorio di Sant'Elena e Costantino presso la sede della Fondazione Federico II di Palermo, che collabora con il progetto Cinema City. Sono 5 anni preziosi per Palermo. La conferenza stampa per il 2° anno all'oratorio Sant'Elena e Costantino, che è sede della Fondazione Federico II, ma è uno spazio culturale aperto a questa città, alla Sicilia. E di cultura parliamo, perché Cinema City non è l'arena, non è il passatempo, ma ci insegna che c'è una cultura del cinema, un'arte, un linguaggio, una visione che va ricordata, una grammatica della cultura attraverso l'immagine, le parole, che può essere sottolineata dagli attori, dai registi, dai critici, dalla gente che ama vedere oltre le immagini un significato della realtà. Una capacità di anticipazione importante che il cinema ha dato alla cultura italiana, alla cultura in genere. Venerdì 7 luglio. Accessori di marchi contraffatti, 11 perquisizioni domiciliari e informatiche svolte tra Catania e Napoli da personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica e dal Servizio di Polizia Postale. La merce era venduta online a prezzi stracciati, coinvolto un catanese. La Polizia di Stato di Catania, su delega della Procura distrettuale etnea, ha eseguito, nell'ambito di un'attività di indagine finalizzata al contrasto della vendita online di abbigliamento e accessori di marchi contraffatti, 11 perquisizioni domiciliari ed informatiche svolte tra Catania e Napoli da personale del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica e del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, nei confronti di altrettanti indagati, ricorrendo gravi indizi in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata all'introduzione nello Stato e al commercio di prodotti con segni falsi e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita. L'articolata attività di indagine, grazie all'apporto della Polizia Postale, ha consentito di precludere ulteriori pregiudizi in danno delle imprese danneggiate, essendo stati rinvenuti e sequestrati numerosi capi di abbigliamento e accessori falsi, riconducibili a noti brand, nonché i dispositivi utilizzati per pubblicizzare online la merce che, verosimilmente contraffatta, veniva venduta a prezzi considerevolmente inferiori a quelli ufficiali. Tra i presunti responsabili figura anche un soggetto residente a Catania, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari a seguito del coinvolgimento in altra indagine afferente al traffico di sostanze stupefacenti. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per ricostruire la rete di fornitori. Beni culturali, dopo 20 anni tornano le visite nel Tempio di Segesta, previste anche le aperture serali del maestoso edificio. Il cuore del Tempio Dorico di Segesta riapre al pubblico dopo quasi 20 anni. I visitatori possono accedere all'interno del maestoso edificio sacro che finora era stato possibile ammirare solo dall'esterno per motivi di sicurezza durante tutta la giornata e anche durante alcune aperture serali. Il governo Schifani, sottolinea l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, aggiunge un altro tassello alla migliore fruizione di questo straordinario sito archeologico. Le recenti scoperte nell'area della cosiddetta Casa del Navarca, nell'acropoli sud dell'insediamento, ossia l'antica strada lastricata che tagliava Segesta e l'altare decorato di età ellenistica, e la grande attenzione che hanno suscitato confermano che bisogna investire negli scavi archeologici e nell'arricchimento e l'offerta culturale accessibile al pubblico. All'interno del tempio si trova anche una delle installazioni di Elima di Gandolfo, Gabriele David, innescando riflessioni sul senso del sacro e sul rapporto con la natura. La
mostra si snoda in un percorso punteggiato dalle opere e arricchito da una sezione curata dalle archeologhe Maria Cecilia Parra e Chiara Michelini, impegnate da anni nelle indagini archeologiche dei siti siciliani di Segesta e di Entella. La mostra è stata inaugurata ieri sera. Prevista anche un'apertura serale del Tempio, oggi, domani e domenica, poi il 14, il 15 e il 16 luglio, il 1, il 2 e il 3 settembre, dalle 20 alle 24. Sabato 8 luglio, PNRR, infrastrutture e autonomia differenziata. La segretaria del Partito Democratico, Elis Lane, a Palermo attacca il governo Meloni. Il PNRR è un'occasione utile e irripetibile per l'Italia che questo governo non può farci perdere con i suoi ritardi, i suoi dubbi e le sue modifiche di cui parla da 9 mesi ma di cui nessuno sa quali siano. La segretaria del Partito Democratico Elis Lane a Palermo attacca il governo Meloni e parla anche delle infrastrutture che mancano in Sicilia. Intanto abbiamo l'idea che il PNRR sia un'occasione unica e irripetibile per l'Italia, che questo governo non può farci perdere con i suoi ritardi, con i suoi dubbi e con le modifiche di cui parla da 9 mesi senza che ancora nessuno sappia quali sono. Quelle di cui si parla purtroppo riguardano anche il tema delle infrastrutture, c'è questo rischio anche in Sicilia e ci auguriamo che non sia quello l'intento, visto che questa regione avrebbe bisogno di maggiori investimenti sulle risorse. Si parla del fatto che si potrebbero perdere le risorse sull'elettrificazione delle reti ferroviarie, così come abbiamo già duramente contestato il progetto di Ponte di Salvini. Al di là di quello servirebbe rafforzare anzi il trasporto pubblico locale e riuscire ad aiutare anche le famiglie più fragili ad accedere a quel trasporto. Ma il PNRR vuol dire anche nidi e servizi per l'infanzia, così come scuole per l'infanzia. Io credo che non si possa vedere il paradosso di un governo guidato per la prima volta da una donna che cancelli i fondi per i nidi previsti nel PNRR. Vorrebbe dire non considerare che le regioni, alcune regioni del sud del nostro paese segnano i record negativi di occupazione femminile. Sappiamo che i nidi servono non solo a ridurre le diseguaglianze tra bambini, ma anche a sostenere fortemente l'occupazione femminile. Quindi siamo qui per ribadire tutto il nostro impegno insieme alle parti sociali. Abbiamo invitato organizzazioni datoriali, professioni, mondo sindacale, associativo, per impegnarci insieme per assicurare l'implementazione di questi investimenti che servono a migliorare la qualità della vita delle persone anche qui in Sicilia. Abbiamo avuto occasione anche prima ad Enna di confermare la nostra battaglia contro l'autonomia differenziata di Calderoli, che vuole dividere ulteriormente il paese e rischia di aumentarne fortemente le diseguaglianze. Certo, le dimissioni di autorevoli esponenti da quella commissione e soprattutto le argomentazioni che hanno utilizzato sono argomentazioni che abbiamo utilizzato anche noi, dicendo che i livelli essenziali di prestazione devono vedere il pieno coinvolgimento del Parlamento, che invece Calderoli ha voluto scavalcare, perché si tratta dei diritti fondamentali delle persone qui in Sicilia per l'accesso alla sanità, per l'accesso all'istruzione, per l'accesso al trasporto pubblico ad esempio, quindi non si scherza con i diritti fondamentali delle persone. Così come non hanno messo una risorsa, non hanno messo un euro, come se non ci fossero da colmare dei gravi divari. Quindi noi insisteremo per ostacolare in ogni modo l'autonomia differenziata di Calderoli. Parte da Palermo l'innovazione tecnologica di un dispositivo che servirà a combattere l'umidità di risalita nei siti storici e culturali. Il progetto vede in primo piano il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo, che da anni studia questi sistemi attraverso la collaborazione con alcune aziende del settore. E come funziona questo dispositivo? Sostanzialmente si configura come un sistema moderno e avanzato, tecnologicamente avanzato intendo dire, di controllo dinamico dei parametri di processo del dispositivo di deumidificazione elettrofisica che l'azienda tradizionalmente commercializza già da svariati anni. I limiti che abbiamo riscontrato nel dispositivo attualmente commercializzato dall'azienda stanno nel fatto che l'umidità di risalita è un fenomeno dinamico, come capiamo bene, giusto? Nel senso che dipendentemente dalle condizioni climatiche, ma per esempio anche dalla semplice stagionalità, il fenomeno è più o meno evidente. Pertanto adattare il funzionamento del dispositivo alle reali condizioni del fenomeno o addirittura in previsione di quali possono essere, sulla base dei dati microclimatici rilevati, quali possono essere, diciamo, gli sviluppi del fenomeno, ed evidentemente agire in maniera addirittura preventiva. Quindi il dispositivo che noi abbiamo sviluppato, se da un punto di vista abilita il comportamento dinamico del dispositivo che tradizionalmente l'azienda commercializza, consente anche di fare un'azione
preventiva, onde evitare appunto che si sviluppino condizioni particolarmente negative o particolarmente dannose per il fabbricato o per i beni in esso contenuto, per gli elementi, per gli oggetti in esso contenuto. L'altro importante elemento che è stato oggetto di ricerca e di sviluppo nell'ambito del progetto riguarda l'adeguamento del sistema alle caratteristiche tipiche del paradigma di Industria 4.0, ovvero l'interconnessione del sistema ed il controllo remoto, ma anche la manutenzione remota, eccetera, eccetera. Questo progetto si inquadra perfettamente in quello che sono i temi degli obiettivi di ricerca e sviluppo dell'Unione Europea. È un progetto che coadiuva le soluzioni rispetto ai problemi che possono essere generati nei siti storici e anche non storici, derivanti da umidità e tutto ciò che ne consegue, e soprattutto è un intervento che consente di tutelare un bene senza degli impatti particolarmente rilevanti in campo ambientale. Uno degli obiettivi principali dell'Unione Europea è quello di favorire una transizione ecologica, quindi il passaggio da utilizzo copioso di materiali impattanti come possono essere i materiali edili o i materiali chimici a dei materiali più e tecnologie soprattutto meno invasive sui beni e sull'ambiente, quindi è perfettamente integrato sia rispetto alle politiche di ricerca innovative dell'Unione sia rispetto alle politiche ambientali. Questa era l'ultima notizia, ancora buona domenica, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News.